Ora i nostri nemici saranno ancora più determinati. Combatteranno con maggior vigore. Conosco bene i nostri nemici. Non ne saranno incoraggiati, ne saranno atterriti. Ditemi, com'è che conoscete così bene gli intenti del nemico? Voi che preferite le trame politiche al campo di battaglia. Ho fatto il mio dovere, ciò che era giusto. Avete giurato di sostenere l'opera di Dio, Guglielmo. Ma non è ciò che vedo qui. No, vedo un uomo che la mortifica. Le vostre parole sono aspre, mio sire. Speravo ormai di essermi guadagnato la vostra fiducia. Siete il reggente di Acri, Guglielmo. Governate in mia vece. Quant'altra fiducia volete? Vorreste forse la mia corona? Proprio non capite, ma non è una novità. Non intendo sprecare la giornata a blaterare con voi. Ho una guerra da combattere. Ne riparleremo un'altra volta. Non vi trattengo oltre, allora. Vostra grazia. Non ci sarà posto per quelli come lui nel nuovo mondo. Avvisa che intendo parlare ai soldati. Bisogna che ognuno faccia la sua parte. Avvertili che qualunque negligenza sarà severamente punita. Oggi non sono dell'umore di scherzare. Sì, mio signore. Voi altri, seguitemi. A quanto pare... Andiamo a simulare... Vegon! Ma che strano. Dai, perché fai il coglione così? E ora che sta facendo? In fort, Bettler! Was macht dieser Tor da? Che motivo avrà di fare così? Pagano! Spagherai con la vita! Me lo prendi, Usagi! Vi prego, aiutatemi! Aiutatemi! Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Einmal schon habt ihr ihn verloren! Einmal schon habt ihr ihn verloren! Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Andatevene, seccatore! Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Incredibile, ma non mi ha visto! Vattene da qui! Di qua. Non hai motivo di stare qui! Oh, bestia! Vattene immediatamente! Scusa, ma mi conviene. Scusa un cazzo, però vabbè. Andiamo. Quello adesso arriva. Sto pregando per lui. Un assassino, uccidetelo! No. No. Silenzio. Che succede qua? Ah, perché da so... Vero. Silenzio. Chi è che mi vede? Scusa. Il problema è che non lo posso nemmeno... Non posso fare l'assassino in volo. Sarebbe stato bellissimo. Scusa. Però se non metti le lame celate. Prendete le porte! No, bastardo! E... No, dai, bastardo! Non lo fa con lui. Oh. Riposate ora. Le vostre macchinazioni sono finite. Che ne sai del mio lavoro? So che intendevate far uccidere Riccardo e consegnare Acri a vostro figlio Corrado. Corrado? Mio figlio è un asino, incapace di guidare un esercito. Figuriamoci un regno. E Riccardo? Lo che non è meglio, accecato com'è dalla fede del trascendente.
Acri non appartiene a nessuno di loro. A chi dunque? La città appartiene alla sua gente. Come potete parlare per gli abitanti? Avete rubato loro il cibo. Li avete puniti senza pietà. Li avete obbligati a servirvi. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per prepararli al nuovo mondo. Ho rubato loro il cibo? No. L'ho messo da parte in modo da poterlo razionare in tempi di ristrettezze. Guardati attorno. Il mio distretto è privo di crimini, tranne quelli commessi da te e dai tuoi simili. Quanto alle reclute, non venivano addestrate a combattere. Veniva loro insegnato il valore dell'ordine e della disciplina. Non mi paiono degli atti malvagi. Per quanto reputiate nobili le vostre intenzioni, quegli atti sono crudeli e non possono continuare. Vedremo quanto saranno dolci i frutti del tuo lavoro. Tu non liberi le città come credi, le mandi in rovina. E alla fine potrai biasimare solo te stesso. Tu che parli di buone intenzioni. Bene, l'unico modo che ho per fuggire, come diceva il nostro amico, è una bella scala. Vabbè, te le sei meritate tutte. Credi di poter andare più veloce di me? Non puoi sfuggirmi. Il conte è Oiken. Lo vedo. Fuori dal cazzo. Dai, dai. To be mine! Evolvin! Ti darò la caccia! Assassino! Evolvin! Oop! Dov'è finito? Che novità, Altair? Guglielmo del Monferrato è morto e con lui i suoi piani di tradimento. Sei stato abile a strappargli Acri di mano. Ma perché ora? I crociati hanno bisogno più che mai di unità. Poteva aspettare. Aspettare che cosa? Che Riccardo tornasse e scoprisse i suoi intrighi? No. Per lui era il momento ideale per colpire. Che strano. Ero sicuro che volesse prendere Acri per Corrado, ma ha affermato che non era così. Non fidarti della parola di un serpente, anche se sta morendo, produce veleno. Dovrei parlarne con Al-Mualim. Sì, amico. Corri a Masyaf. Sono certo che è ansioso di avere notizie. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. E anche Guglielmo è andato.